Bentornati su MrGadget.tech. Oggi per vedere più da vicino un prodotto molto interessante, uscito da un po' di tempo, ma adesso vi spieghiamo perché lo riguardiamo. Honor 90. Come sempre, prima di cominciare i nostri appuntamenti, abbiamo qualche richiesta da farvi. Intanto quella di iscrivervi al nostro sito, di attivare la campanella e, già che ci siete, magari di lasciare anche un mi piace. Allora, cominciamo da Honor 90. Questo è un prodotto che è stato lanciato già da tempo. Sul sito MrGadget.tech trovate già una recensione completa in cui vi raccontiamo la nostra esperienza sul campo, ma torniamo su questo smartphone perché potrebbe benissimo essere un ottimo acquisto per il vostro back to school. In realtà, se anche vedete questo video lontani dal ritorno a scuola, magari nel periodo delle feste, il concetto rimane molto simile, perché nella fascia media del mercato questa è davvero una delle proposte più interessanti per svariate ragioni. Intanto peso e spessore, che sono minimali per il design, con questa trama posteriore che richiama quasi il tessuto, e per il contenuto tecnologico di questo smartphone, che è stato curato davvero nei minimi particolari, a partire dalla fotocamera da 200 megapixel, ma io non sottovaluterei anche la qualità del suo display. Su questo tema, cioè sulla scheda tecnica, bisogna fare una piccola precisazione, perché spesso, soprattutto nella fascia media, gli smartphone usano, diciamo, uno specchietto per le allodole, quindi un elemento eclatante che serve come traino di marketing, per poi riempire il telefono invece di compromessi per riuscire a contenere i prezzi. Ecco, bisogna dire che Honor invece, rispetto a molti altri concorrenti, è davvero molto più equilibrato, perché nel complesso tutti i dettagli, tutti gli aspetti con cui è stato creato sono davvero molto molto ben combinati tra loro. Partiamo dal display. 6,7 pollici, un display AMOLED con una densità di pixel molto elevata, quindi definizione davvero ottima, refresh rate, quindi velocità, fluidità che arriva fino a 120 Hz, e un'ottima luminosità anche alla luce diretta del sole. Il display è davvero uno dei punti di forza, come già abbiamo visto sui precedenti smartphone di Honor, con la capacità di riprodurre oltre 1 miliardo di colori, una caratteristica che spesso viene riservata ai prodotti più costosi. C'è un altro dettaglio importante, che è il processore che è stato utilizzato all'interno di questo Honor 90, che è lo Snapdragon 7 Generation 1. Pochissimi smartphone hanno scelto questo processore, soprattutto per una questione di costo. La qualità è davvero ottima, la serie 7 di Qualcomm è molto equilibrata, gestisce bene i consumi senza però dover rinunciare alle funzionalità avanzate, e questo è uno dei particolari e principali punti di forza di Honor 90. Come detto, c'è anche il tema della fotocamera. Il sensore principale è da 200 megapixel. Bisogna sottolineare, non c'è la stabilizzazione ottica delle immagini, viene compensata però dalla stabilizzazione elettronica. Questo vuol dire che la qualità dei vostri video e anche il risultato, insomma, delle vostre foto sarà di buon livello, soprattutto se rapportato al prezzo ufficiale. Peraltro oggi questo smartphone si trova a prezzi anche estremamente più contenuti. E non solo, perché sulla parte frontale c'è una selfie cam da 50 megapixel molto curata, che riesce davvero a dare dei buoni risultati anche quando si usa l'effetto bokeh, quindi l'effetto ritratto. Come sempre, la valutazione di foto e video è da rapportare alla categoria di appartenenza. È ovvio che esistano degli smartphone che fanno foto e video migliori, ma che in alcuni casi vi costano 3 volte tanto, no? Quindi bisogna pensare anche a questo elemento del rapporto prezzo-qualità, e qui è davvero ottimo. Altro dettaglio da non sottovalutare è Magic OS, quindi la personalizzazione del sistema operativo che viene fatta da Honor, che in particolare si concentra sul mondo dei creators, con alcune personalizzazioni della fotocamera che aiutano a costruire storie, a costruire contenuti social che siano un po' più accattivanti, sfruttando al massimo la potenzialità della
fotocamera. E poi ci sono tutta una serie di aggiunte a Magic OS che rendono questa versione di Android completa in tutte le sue funzionalità. Se poi avete qualche altro prodotto di Honor, in particolare uno dei suoi computer, a questo punto la convivenza tra smartphone e altri dispositivi risulta ancora più semplice, perché ci sono delle soluzioni come il passaggio delle foto semplicemente avvicinando il vostro telefono al computer e una serie di funzionalità avanzate che rendono questa convivenza davvero molto 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 efficiente. Nessuno fa miracoli, nemmeno Honor, quindi insomma nessuno vi regala niente, però c'è sicuramente un approccio al mercato responsabile, un approccio al mercato che viene da molti anni di conoscenza del mondo Android, e nel complesso Honor 90 è un prodotto davvero molto carino. Sono pochi i dispositivi sul mercato che riescono ad avere un approccio così equilibrato. In alcuni casi processore pazzesco e fotocamera scadente, fotocamera bellissima e poi magari il processore di seconda categoria, o ancora ricarica velocissima ma tutto il resto. Quindi insomma Honor invece rappresenta un equilibrio in tutte le sue parti che onestamente ci è piaciuto. Se avete bisogno di ulteriori informazioni vi aspettiamo su mrgadget.tech. A presto!